Buonasera, buonasera da parte mia e da parte di Denise Cumella. Ciao Denise. Buonasera, ciao Mirko, ciao a tutti. Buonasera Denise Cumella, professionista nel campo del marketing a 360 gradi, oggi digitale, ma insomma da molti anni che lavora e calca le scene di questo business, diciamo. E un giorno per te speciale perché domani. Proprio domani, cari amici del gruppo Impetto di Eccellenza, esce il tuo libro, giusto? Come Esatto, trasformare le sì. tue idee in un... Come trasformare le tue idee in un libro, giusto, Denise? Eccolo, trasforma le tue idee in un libro. Quindi aiuto gli imprenditori a Esatto. scrivere un libro d'impresa per posizionarsi sul mercato e per raccontarsi. Allora, siccome il brand positioning è un argomento veramente interessante, io ti lascio totalmente lo spazio e voglio che superi i 93.000 visualizzazioni della live della settimana scorsa. Va Wow, bene? faremo il possibile. Assolutamente sì. Avanti, Denise. Allora, oggi parliamo del business dell'attenzione. L'attenzione è la risorsa più scarsa per un imprenditore, è la risorsa più scarsa della nostra epoca. In quest'epoca, infatti, la massima difficoltà che abbiamo è quella di farci notare, di farci ascoltare, di poter trasmettere i nostri messaggi. È un'impresa complessa e riusciamo a farlo soltanto se riusciamo a connetterci con le persone che ci ascoltano. Per cui oggi parleremo proprio di brand positioning e quindi trovare il posizionamento giusto, posizionarsi nel modo giusto è un po' la chiave per farci ascoltare, per ottenere l'attenzione delle persone. Perché in questo business dell'attenzione siamo tutti concorrenti. Io non competo soltanto con chi fa il mio mestiere, competo con tutti quelli che vogliono parlare col mio stesso target, con tutti quelli che hanno un messaggio da condividere, che lo fanno sui social, che lo fanno sui vari canali, che lo fanno in televisione. Quindi io devo riuscire a sintonizzarmi col mio cliente, a creare un'empatia e a trasmettere il mio messaggio. Chiedo ad Alessandro di mandare sulle slide in modo da potervi mostrare quello che ho preparato. Perché cos'è il posizionamento? Questa è la prima domanda chiave che vi pongo. Cos'è il posizionamento? Il posizionamento è l'opposto della comunicazione. Infatti, mentre la comunicazione va dal mittente al ricevente, il posizionamento va è quello che il ricevente pensa di me. Quindi nella comunicazione io dico quello che voglio. Io vi racconto di essere una persona in gamba, nella comunicazione vi trasmetto le mie idee, vi dico quello che vorrei che voi pensaste. Ma quello non è il posizionamento, quello è quello che cerco di trasmettervi. Invece il posizionamento è quello che l'idea che voi vi fate di me, l'idea che vi fate del mio marchio, l'idea che vi fate dei miei messaggi. Quindi se io voglio farmi ascoltare, devo riuscire ad avere un posizionamento forte, devo riuscire a costruire un'idea positiva nella vostra mente. In realtà noi dobbiamo trasmettere nella testa del cliente, dobbiamo crearci uno spazio blu, un oceano blu. Come si fa? Inserendoci nei suoi pensieri. Perché? Perché è il flusso dei suoi pensieri che noi dobbiamo riuscire a intercettare. Cosa pensereste di me se io arrivando qui cominciassi a raccontarvi mille cose su di me, su quanto sono brava, quanto sono in gamba, quanto so fare? In realtà per voi non sarebbe interessante perché nella vostra testa nel frattempo avete un flusso di pensiero. Un flusso di pensiero, voi state pensando magari alla cena che avete appena fatto, state pensando agli appuntamenti che avete domani al lavoro, state pensando ai problemi che dovete gestire con i vostri collaboratori domani, magari a un conflitto che avete in azienda o a un conflitto che avete in casa con vostra moglie, con il vostro marito, col vostro partner. E quindi io cosa devo fare? Se io voglio trasmettervi il mio messaggio e voglio posizionarmi nella vostra mente, mi devo inserire nel vostro flusso di pensieri. È l'unica strada.
E come faccio a sapere qual è il flusso di pensiero del mio cliente, del mio potenziale cliente? Come faccio ad inserirmi in questo percorso? L'unico modo che ho per farlo è cercando di capire a che cosa sta pensando lui. E allora cosa dovrò fare? Dovrò ragionare un po', perché gli stimoli mi arrivano proprio dalla conversazione con il nostro cliente. Perché se noi vogliamo entrare in quella testa, dobbiamo inserirci nel suo flusso di pensieri, dando una risposta ai problemi del nostro cliente. Ecco, se noi vogliamo essere forti, dobbiamo essere la migliore risposta più possibile ai problemi del nostro cliente. Quindi non dobbiamo soltanto dare una risposta ai problemi del nostro cliente, dobbiamo essere di gran lunga la miglior risposta possibile a quei problemi. E che problemi ha il nostro cliente in testa? Sforziamoci di ragionare sugli argomenti di cui ci parla il nostro cliente, perché in realtà la risposta lui ce la dà. Il problema è che di solito non abbiamo voglia di ascoltarla. Allora, pensiamo un attimo a 3-4 punti, per esempio delle domande frequenti. Punto 1. Quali sono le domande frequenti che vi fanno i vostri clienti quando vi contattano per la prima volta? Che dubbi hanno? Vi suggerisco di prendere carta e penna e di scrivere questi spunti, in modo da poterci ragionare e da poterci anche ragionare insieme al vostro team, soprattutto a chi si occupa del commerciale e a chi fa il servizio clienti. Quindi quali sono le domande che vi fanno i vostri clienti, i vostri potenziali clienti, quando vi contattano per la prima volta? Che dubbi hanno? Che cosa vi chiedono? E poi quali sono gli equivoci frequenti? A volte il cliente non rimane soddisfatto da quello che fate voi perché si aspettava qualcosa di diverso. Cosa? Quali sono gli equivoci frequenti, i fraintendimenti che nascono con i vostri clienti? E quali sono le paure e i dubbi? Per esempio, spesso capita che si preoccupino per alcuni aspetti del vostro prodotto e del servizio. C'è qualcosa che li mette in ansia. Quali sono le paure e i dubbi che riguardano il vostro prodotto o servizio? E ancora, con chi vi confrontano? Con quale cliente, con quale concorrente vi confrontano più spesso? Vi confrontano con un concorrente e poi scelgono voi per quale motivo? Cerchiamo di analizzare un po' questo flusso di pensieri, che cosa c'è nella loro testa. Loro vengono da voi perché si aspettano che voi risolviate un problema. Qual è questo problema? Qual è l'aspettativa principale che i potenziali clienti hanno nei vostri confronti? Cosa, perché vengono da voi? Quindi saranno soddisfatti se voi sarete in grado di risolvere un problema. Quale problema? Spesso è più di un problema, ne hanno 3 o 4. Quali sono i problemi principali che si aspetta che risolviamo e quali di questi problemi sei veramente in grado di risolvere e quali no? Quindi con chi fanno i paragoni? E che cosa fa sì che scelgano voi? O fa sì che non vi scelgano? Cerchiamo di entrare nel flusso di pensieri dei vostri clienti. In particolar modo, quindi pensate agli incontri commerciali, pensate al servizio clienti e ai dialoghi che avete con queste persone. Spesso ci sono delle tematiche ricorrenti che vi possono aiutare, che dovete affrontare. E quindi per posizionarci dobbiamo capire cosa hanno in mente le persone. Vi do un aiutino. C'è un sito che si chiama answeredpublic.com. Vi invito a farlo in diretta, magari dal cellulare se mi guardate, dal computer, oppure andate sul sito answeredpublic.com. Magari la regia riesce a mettere su questo dominio,
selezionate italiano. E vedrete che in questo sito potete indicare delle parole chiavi. Inserite le parole chiave del vostro settore. Quindi se vi occupate di pneumatici, scrivete pneumatici dopo aver selezionato italiano. Se vi occupate di abrasivi, scrivete abrasivi. Se vi occupate di stampi materie plastiche, scrivete questo. Se siete degli avvocati specializzati in divorzio, scrivete divorzi. Scrivete un po' la parola chiave che rappresenta di più il vostro settore, matrimoni, bambini. In base a quello di cui vi occupate, scrivete la parola chiave. Questo sito vi aiuterà a capire che cosa le persone cercano. E vi aiuterà a costruirvi una mappa mentale rapida di quello che le persone hanno in mente pensando a voi. Quindi, che cosa cercano le persone online quando si imbattono in voi? Quindi, per esempio, ecco la regia, bravissimi, stanno scrivendo avvocati, avendo selezionato italiano, e quindi lì potete vedere diverse, tutte le domande che le persone hanno in mente quando cercano un avvocato. Ok? Che cosa cercano le persone quando cercano un avvocato? Se scendiamo ancora, le vediamo classificate in maniera diversa. Questo vi può dare un aiutino per fare questo esercizio. Quindi, quali sono i problemi dei vostri clienti? Per esempio, nel come. Avvocati come trovare clienti, ok? Avvocati come guadagnare, questo è quello che cercano gli avvocati in realtà. Avvocato come diventare insegnante, avvocato come reinventarsi, ok? Quindi se avete un'agenzia del personale, per esempio, potreste specializzarvi nel trovare un lavoro agli avvocati. Oppure invece chi cerca degli avvocati, avvocati per il lavoro, avvocati vicino, quindi un discorso di geolocalizzazione. Ecco, questo è quello che hanno in mente le persone, quindi cercate di capire qual è il problema che le persone hanno in mente quando vi contattano. E in particolar modo, tra i vari problemi, la grande sfida è proprio questa: individua il problema più importante che un cliente ha in testa per quello che riguarda il vostro settore. Per esempio, qual è se il vostro cliente tipo è un imprenditore, probabilmente il suo problema principale è che pensa di non potersi dedicare al suo lavoro perché la burocrazia, il fisco, lo Stato gli rubano tutte le energie. E quindi il suo problema principale è che non lo lasciano lavorare in pace. Oppure il suo problema principale è che è circondato da fannulloni, mentre lui è l'unico che si impegna veramente. Dice, ecco, gli altri si dedicano ad altro, non si impegnano veramente, non sono allineati con i miei valori, non riesco a far sì che remino nella stessa direzione in cui remo io. Quindi non c'è una visione d'insieme. Questo è un problema comune per tanti imprenditori. Oppure, qual è il problema principale del vostro cliente? Quello che lo assilla di più rispetto al vostro settore? Per me che faccio marketing, spesso il problema del mio cliente è che vuole uscire dalla guerra dei prezzi. Non ne posso più di essere inchiodato in questa situazione di guerra al ribasso, dove vince chi fa il prezzo più basso. Voglio differenziarmi e poter dimostrare tutto il mio valore e quindi parlare ad un livello più alto. Questo è un problema. Quindi nel vostro posizionamento, per riuscire a creare una mappa del vostro posizionamento, dovete ragionare su questo. Quindi qual è il problema più grande che il cliente si dovrà affrontare? Qual è il principale problema che risolvi? La verità è che ciascuno di noi dovrebbe essere specializzato in una sola cosa, nella risoluzione del problema del cliente. Quindi qual è la tua massima specialità? Qual è il problema, la risoluzione di quale problema è la tua specialità? Ora, il brand positioning, un programma di branding, ha di solito l'obiettivo di posizionarci come il leader assoluto del nostro mercato. Ma se già
c'è un leader nel nostro mercato, allora dovremmo essere la migliore alternativa possibile. Questo lo dice Al Rice. Ci dice che un programma di branding ti aiuta a posizionarti come leader del tuo mercato o come principale concorrente. Se tu nel tuo mercato non sei né leader né principale concorrente, allora la grande sfida sarà quella di cambiare, posizionarci come leader di un altro mercato. Sembra una stupidaggine, ma non lo è. Infatti, per esempio, cosa ha fatto Pirelli? Pirelli ha un'idea geniale, secondo me. Allora, Pirelli cosa fa? Di cosa si occupa? Pneumatici. Poteva mai pensare di diventare il leader mondiale dei pneumatici? No, perché? Perché è un mercato già ben presidiato da altri molto più grandi. Allora Pirelli cosa ha fatto? Ha lanciato come suo posizionamento questo. Io sono il leader mondiale dei componenti auto sostenibili. Perché ponendosi come leader del mercato dei componenti auto sostenibili, si è differenziato alla grande dagli altri concorrenti che fanno pneumatici e si è creato un'identità differenziante molto forte. E da lì può nascere lo sviluppo di un brand interessante, affascinante, accattivante per il cliente. Quindi la domanda che dobbiamo porci è: di quale mercato sei o potresti essere il leader? Un altro caso bellissimo è quello del Cirque du Soleil. Vi ricordate il Cirque du Soleil? Quel circo meraviglioso. Cosa ha fatto Cirque du Soleil? Non ha inventato il circo. Il circo c'è da sempre. Non ha inventato il teatro. Il teatro c'è da sempre. Il Cirque du Soleil ha inventato un posizionamento nuovo, cioè un nuovo modo di intrattenere le persone, che è ibrido tra teatro e circo. E quindi è diventato il leader globale di questo tipo di posizionamento. E quindi si è rivolto a nuovi clienti, quelli che sono incuriositi dalla novità, quelli che hanno voglia di scoprire un intrattenimento interessante, affascinante, quelli che sono disponibili a spendere di più pur di fare qualcosa di speciale. Quindi Cirque du Soleil si è posizionato come un marchio premium. Anche tu puoi farlo. La tua vera sfida è questa: devi diventare il massimo esperto di qualcosa, ma di qualcosa che sia rilevante per il cliente. Quindi, di cosa puoi essere il massimo esperto? Di quale problema puoi essere il principale esperto? Quindi, qual è il principale problema che puoi risolvere? E in cosa puoi essere considerato il massimo esperto? Deve essere qualcosa che deve essere rilevante per il cliente, come ha fatto il Cirque du Soleil e come ha fatto Pirelli. Ora, ciascuno di noi deve lavorare su un'idea differenziante. Per riuscire ad avere un posizionamento solido, noi dobbiamo avere un vero vantaggio competitivo sulla concorrenza. Come possiamo farlo? Come possiamo differenziarci davvero? Definendo in cosa siamo o potremmo essere migliori. Quindi la differenziazione rispetto ai nostri concorrenti è decisamente una strategia importantissima. Quindi ciascuno di noi si deve differenziare dagli altri stabilendo il proprio vantaggio competitivo. Quindi chiediamoci, domanda importantissima, prendete nota, in cosa sei o potresti essere il migliore? In cosa sei o potresti essere il migliore? Ciascuno di noi deve sforzarsi di essere il migliore in qualcosa che sia rilevante per il cliente. I clienti ce lo chiedono ogni giorno. Perché devo scegliere te? Perché devo scegliere te? Qual è la tua principale argomentazione di vendita? La tua principale argomentazione di vendita, che è l'argomento che dovrai utilizzare ogni volta che il cliente ti chiederà perché devo scegliere te e non un altro. Beh, qui dobbiamo sforzarci di avere una risposta forte, una risposta convincente. Quindi, in cosa siamo o potremmo essere migliori? Scusate. Avete un vantaggio competitivo, un vero vantaggio competitivo. Qual è l'unica cosa che offrite voi e i vostri concorrenti no? Siete i maghi di qualcosa? Qual è la tua unica argomentazione di vendita?
Per esempio, iPhone, come argomento principale, quando ha lanciato Apple, quando ha lanciato l'iPhone, ha usato come argomento principale facile. Adesso è facile, lo attivi velocemente, tutto facile. La facilità è stato un elemento differenziante pazzesco e dirompente, perché ha messo la tecnologia a disposizione di tutti in maniera molto accessibile. Qual è il tuo elemento differenziante? Mi puoi elencare mille cose, ma in realtà ciascuno di noi deve averne un motivo che sia forte, che sia convincente. E soprattutto vi sfido. Se io faccio questa domanda a voi che mi state ascoltando, a te, e poi la faccio ai tuoi collaboratori, la faccio ai tuoi clienti, la verità è che io vado nelle aziende e mi accorgo che ognuno risponde a modo suo. Non c'è nessun allineamento su qual è il motivo principale per cui dovrei scegliere te e non il tuo concorrente. Allora vi invito a fare questo, a definire la vostra unica argomentazione di vendita e a comunicarla a tutti i membri del vostro team, per cui tutti possiate avere la migliore risposta possibile e possiate essere allineati, perché se voi non siete una squadra allineata su questa risposta sarete molto deboli. Quindi dobbiamo essere forti e potenti nell'identificare l'argomento che sia più l'angolo di attacco più potente possibile. Come possiamo differenziarci? Ci sono diverse idee differenzianti. Possiamo dire che noi facciamo questa cosa da sempre e facendolo da sempre sappiamo farlo meglio di chiunque altro. Quindi ci differenziamo grazie a una tradizione straordinaria, una tradizione antica, perché noi ci occupiamo di panettoni da 250 anni. Noi non siamo gli ultimi arrivati. Noi facciamo il riso da 6 generazioni, tipo Riso Scotti. Facciamo il riso da 6 generazioni. Chi conosce il riso meglio di noi? È un know-how, una tradizione che si è tramandato di generazione in generazione. Differenziarsi per tradizione è sicuramente molto forte, perché potete utilizzare l'argomento che noi non ci siamo inventati. Noi sappiamo come si fa, abbiamo una tradizione, un know-how, qualcosa di molto potente. Oppure potete utilizzare invece un altro argomento, che voi siete più innovativi, quindi siamo più nuovi. Nel mondo della tecnologia è sicuramente importantissimo. Possiamo dire noi non siamo polverosi come gli altri, noi facciamo questo per passione, ci siamo scelti questa strada. Questa è la strada che noi vogliamo percorrere perché è la migliore possibile. Ci differenziamo per innovazione. Oppure potete differenziarvi perché avete un quid, qualcosa in più, la vostra formula magica, come dice Marco De Veglia, per esempio, no? Quindi acqua fresh. Cosa ha di più di diverso rispetto agli altri dentifrici? Il tre colori o le Powerball, no? La pasticca per la lavatrice con il pallino rosso in mezzo. Quindi qualcosa che rende evidente l'elemento differenziante, questo ingrediente magico speciale. Oppure il motivo per cui un cliente dovrebbe scegliere voi è perché siete specializzati. Mentre tutti sono dei generalisti delle cinture, io sono l'unico specializzato in cinture, sono l'unico vero specialista delle cinture, come dice One Only. Quindi dire mentre gli altri fanno borse e la cintura è solo un accessorio per loro, io sono l'unico che sa fare le cinture veramente bene, perché le faccio da sempre, ho una conoscenza antica, ho una competenza che gli altri non si sognano. Io nel fare le cinture ho una specializzazione unica e profonda. Lo faccio da 50 anni e conosco a menadito ogni passaggio. Sfido chiunque a fare una cintura migliore della mia. È per questo che ho la credibilità nel reinventare le regole. Questo è un discorso molto forte che potete fare se vi specializzate. Per esempio, potete essere un avvocato che si specializza e segue soltanto un certo tipo di business, come un avvocato che conosco io che è specializzato nelle cause LGBT, quindi nelle cause che riguardano il gender, per cui è iper specializzato, perché lui non segue tutti i progetti, segue soltanto quelli di questa tematica e su questa è imbattibile, perché ha una casistica che nessun altro in Italia può vantare. Chiedetevi di cosa sono lo specialista. Se
volete specializzarvi, ma non riuscite a capire in cosa, perché siete in questa fase di ragionamento, mi piacerebbe oggi essere quella che vi dà una spinta per fare questo grande passo. Come potreste farlo? Ragionate parlando con i vostri clienti. In cosa vi riconoscono una competenza straordinaria? Che cosa dicono i vostri clienti o i vostri collaboratori? In cosa riuscite meglio degli altri? E quindi rispondete a questa domanda. Perché un cliente dovrebbe scegliere te e non un altro? Perché un cliente dovrebbe scegliere te? Questa è una risposta importantissima ed è la base di qualunque azione di marketing. Se non siamo in grado di rispondere a questa domanda in maniera chiara, veloce e convincente, siamo deboli. Perché te? Per la tradizione? Per l'innovazione? Perché siete i migliori specialisti in un aspetto? Perché siete specializzati nel risolvere un problema? Perché siete specializzati per target. Una specializzazione che a me piace tantissimo è quella per target, come per esempio le ragazze di Business for Lady hanno detto: noi siamo delle consulenti specializzate nel guidare nel business le donne libere professioniste, imprenditrici o le donne che vogliono mettersi in proprio, perché noi conosciamo le donne, conosciamo le loro problematiche, ci siamo specializzate per target. Potete essere degli assicuratori che si specializzano soltanto su un certo tipo di clienti. Invece di seguire tutti, mi specializzo nel risolvere i problemi, nell'assicurare su un tipo di target in particolar modo. Per quel tipo di progetto sarò il più preparato sulla piazza, sarò quello che ne ha sviluppato di più nel mio stato e quindi mi posizionerò da leader. Posizionandomi da leader non scenderò nella guerra dei prezzi. Una cosa che vi invito a fare per essere certi di avere un brand positioning forte è compilare il brand positioning statement, ovvero compilare uno statement, una frase che riassuma in tre righe chi siete e cosa fate. Questo veramente è importante perché mi rendo conto che molto spesso mi siedo, per esempio, a delle serate, vado a delle feste, a degli eventi, così mi siedo accanto a una persona e le chiedo di cosa si occupa. Quando a questa domanda la persona risponde parlando per un quarto d'ora, 20 minuti, e alla fine mi rendo conto di non aver capito cosa fa, secondo me il problema principale che ha è che non ha chiaro il suo posizionamento. Il lavoro del marketing è prima di tutto questo, cioè definire in maniera strategica, in maniera chiara e comprensibile per il mio target, chi sono e cosa faccio. Quindi dovreste riuscire a comporre questo statement, ovvero il mio brand è che cosa è. Lo provo a compilare per esempio per il marchio One Only che fa cinture. Quindi One Only è un brand specializzato in cinture che si adattano modello comfort fit, quindi si adattano al corpo del cliente. A differenza dei concorrenti che fanno ancora le cinture come si facevano 60 anni fa, noi abbiamo reinventato il modo di fare le cinture utilizzando un sistema che si chiama comfort fit e che si allunga e si adatta al corpo del nostro cliente. E questo per il cliente significa che sarà comodo in ogni momento della sua giornata e che non avrà nessun problema nello scegliere la taglia perché la sua cintura avrà una taglia unica. Come vedete, sforzarsi di raccontare il nostro brand seguendo questo schemino rende tutto più facile perché ci impone di essere chiari e la chiarezza è la base della comunicazione. Provo a farlo con libri d'impresa, il mio marchio per l'attività che segue i clienti per scrivere un libro. Allora, torniamo su. Libri d'impresa è
un'agenzia editoriale che trasforma le idee degli imprenditori in libro. Le idee degli imprenditori in libri. A differenza delle altre agenzie o dei storyteller, dei ghostwriter che sono dei generalisti, noi aiutiamo esclusivamente gli imprenditori a scrivere dei libri d'impresa e questo significa per il nostro cliente una specializzazione, quindi un aiuto mirato. Noi sappiamo come aiutarlo a scrivere il miglior libro possibile. Ok. Provate a compilare il brand positioning statement anche voi. Ci sono diversi esempi che possiamo fare. Per esempio, se siamo un commercialista, possiamo specializzarci esclusivamente nel seguire i liberi professionisti. Quindi commercialista rossi è un commercialista dedicato esclusivamente ai liberi professionisti. A differenza dei concorrenti che seguono ogni tipo di azienda, noi seguiamo solo liberi professionisti. E questo per il cliente significa che sappiamo gestire meglio i loro problemi. Un altro esempio, Tango Dance, è un produttore di abbigliamento che fa solo abbigliamento per chi balla il tango. A differenza dei concorrenti che offrono abbigliamento per ogni tipo di ballo, noi abbiamo solo abbigliamento per chi balla il tango. Questo per il cliente significa migliori performance specializzate. Ora, cosa ce ne facciamo di questo brand positioning statement? Allora, quando abbiamo definito le basi del nostro posizionamento, ovvero l'idea differenziante, la nostra unica proposta di vendita e il nostro piccolo discorso di presentazione, quindi il nostro brand positioning statement, allora siamo in grado di creare dei contenuti. Quindi la fase 1 è capire come mi differenzio sul mercato e rendo irrilevanti i miei concorrenti utilizzando il posizionamento, un posizionamento forte. La fase 2 è creare dei contenuti. Ci sono diversi tipi di contenuti che noi possiamo creare. I contenuti sono quelli che ci rendono visibili e fanno sì che gli altri ci trovino sul mercato. Ci sono dei contenuti di base, come il blog, come le sequenze delle email, per esempio, siamo nella slide 34. Come le testimonianze dei clienti, raccogliere le testimonianze dei clienti è un contenuto di base. Oppure ci sono dei contenuti che ci servono per vendere, come le sales letter, per esempio, come le landing page, come i volantini, come sì, le offerte, i documenti in cui presentiamo le offerte. Oppure poi c'è un'altra categoria di contenuti che sono proprio quelli che ci posizionano come leader. Allora, se noi vogliamo posizionarci come leader di un mercato, dobbiamo utilizzare tutte queste tre tipologie di contenuti. Dei contenuti di base che utilizzati sul nostro sito, sul nostro blog, faranno sì che noi veniamo trovati dai concorrenti. Dei contenuti commerciali e dei contenuti di autorevolezza per posizionarci come leader, come un magazine aziendale, l'organizzazione di convegni a tema di settore o come un libro, per esempio. Bravissima, pragmatica, chiara. Grazie mille. Vuoi fare una domanda? No, volevo solo sottolineare a che punto sei arrivata, se hai già svolto un po' tutta quanta il tuo intervento? Sì, direi fondamentalmente di sì, posso soltanto adesso lanciare delle call to action per dare dei suggerimenti su come organizzarsi da subito in azienda, da domani, quali sono delle cose che tutti possono fare. Le amate call to action. Allora, la prima call to action fondamentalmente è innanzitutto quella di impostare un monitoraggio sistematico della concorrenza per capire cosa stanno facendo gli altri, come si posizionano, perché la concorrenza cambia strategie, cambia strumenti e lo fa giorno dopo giorno, quindi se noi non sappiamo quello che fa la concorrenza ci verrà difficile reagire in maniera brillante e tempestiva. Quindi la prima cosa è iscriviamoci nei loro newsletter. Inseriamo in Google Alert, utilizziamo Google Alert, questo strumento fantastico e gratuito per capire, mettiamo i nomi dei nostri concorrenti e i nomi dei prodotti dei nostri concorrenti su Google Alerts in modo da sapere cosa fanno.
e saperlo subito. Poi, un altro mio suggerimento importantissimo è questo: organizzate una riunione con i vostri commerciali e con il customer service, con chi parla con i clienti, e cercate di capire che domande fanno i vostri clienti, cosa apprezzano di voi e cosa li delude. Cosa li delude di voi e cosa apprezzano? Chiedete cosa sapete fare meglio degli altri e invece perché continuano a lavorare sempre con voi. Cerchiamo di capire meglio che cosa apprezzano veramente di voi i vostri clienti. Intervistateli, trascorrete tempo con loro, cercate di capire bene la loro psicologia. Oggi vi ho dato dei suggerimenti su alcuni esercizi da fare. Vi suggerisco di continuare a farli e poi di condividerli con il vostro cerchio magico, quello che Mirko chiama il cerchio magico, cioè con i vostri collaboratori più importanti. Esaminate insieme gli appunti che avete preso oggi e cercate di capire come vi volete posizionare. Soprattutto accertatevi che ci siano i vostri commerciali più brillanti, la loro presenza è fondamentale. Perché devono apprezzare il vostro posizionamento e devono essere d'accordo. Definite insieme la vostra unique selling proposition, il vostro elemento differenziante, il vostro brand positioning statement e cercate di sviluppare poi dei contenuti coerenti con questo posizionamento. Se voleste scrivere un libro coerente con questo posizionamento, che libro sarebbe? Se voleste scrivere degli articoli di un blog coerenti col vostro posizionamento, quali sarebbero? Queste sono le mie call to action. Ottimo, ottimo Denise, ottimo, grazie. Sapete perché mi piace questa professionista? Perché, a parte che la conosco da molti anni, quindi conosco la consistenza, ma è chiara, pragmatica, molto, molto comprensibile. Insomma, non è come i soliti marchettari che parlano di marketing e poi non riesci a seguire certi passaggi. Lei li fa veramente. Sarà per la tua esperienza con la multinazionale che hai avuto, sarà insomma, per i tanti anni che svolgi questo lavoro, ma devo dire veramente che è piacevole seguirti. Allora, invece, ti do altre sere perché hai altri due temi molto interessanti che puoi proporci, puoi condividere col gruppo imprenditori d'eccellenza nel modo più assoluto. Allora, io e te questa sera offriamo un bonus ai nostri amici che ci stanno guardando, che vogliono venire a vedere la community d'Italia più seguita oggi, che è Posa. Allora, possono venire martedì prossimo a Milano, martedì 3 dicembre, Sì, e così ci conosciamo parleremo, di persona. esatto, e parleremo delle presentazioni d'impatto, quanto importante sia per un imprenditore sapersi presentare, sapersi proporre, sapersi presentare in maniera adeguata. Parleremo di come iniziare in Cina, un pianeta da 1 miliardo e 400 milioni di persone che da molti imprenditori è ignorato, e poi parleremo di come guidare un'azienda in un periodo di crisi. Non c'è niente di più difficile, ma dobbiamo abituarci anche a fare questo. Il 9 di dicembre, cara Denise, siamo a Nord-Est, a Vicenza, parliamo di marchi e brevetti, parliamo di separazione del patrimonio dell'imprenditore dal patrimonio aziendale e parliamo di valorizzare l'azienda posizionando le sue persone chiave, altro argomento molto, molto particolare e interessante. Il 12 dicembre siamo in Sardegna, a Osa Sardegna, parliamo di welfare, di benessere dei nostri collaboratori e parliamo di centrale rischi, un oggetto molto importante con il quale ci vedono le banche. Il 16 dicembre siamo a Catania. E a Catania parliamo di come difenderci dagli hacker, cyber security, un altro purtroppo argomento attualissimo. Il 17 siamo a Firenze, Osa Toscana, parliamo di credito agevolato e parliamo di social recruiting. Il 18 siamo a Napoli, Osa Sud, e parliamo di ottimizzazione di gestione dei propri clienti con un adeguato CRM. Il 19, per finire il 2019, siamo a Roma. Come ottimizzare i propri clienti, sempre il CRM e Industria 4.0. Allora, Denise, tu ci sei nella community da molto tempo, perché consigli, cioè,
imprenditore dovrebbe venire a una di queste serate. Beh, OSA è potenziante. Infatti, quello che ho notato negli anni è che chi entra in OSA difficilmente poi ne esce, perché ti dà una marcia in più, oggettivamente. Avere le informazioni di prima mano, prima degli altri, è un valore straordinario. Non doversi impegnare per formarsi è pazzesco. Cioè, io prima mi iscrivevo a 1.000 corsi, adesso mi rendo conto che mi basta andare alle serate OSA e io ho un lavoro costante nel mio aggiornamento. È una cosa pazzesca. Questo qui è un valore incredibile perché non devo fare lo sforzo di capire quali sono le tematiche sulle quali ho bisogno di aggiornarmi. Le informazioni mi arrivano e poi da lì posso approfondire. Mi arrivano anche un sacco di contatti interessanti. Cioè, io conosco gente interessantissima, interessante a livello personale, cioè ho alzato enormemente il livello delle mie relazioni. Ho stretto amicizie con personaggi interessantissimi, cioè è veramente qualcosa di bello proprio. E siamo un po' in tutta Italia, siamo un po' in tutta Italia, ma soprattutto in 5 ore mensili diamo un booster per la crescita imprenditoriale dell'imprenditore, veramente molto, molto, molto interessante. Poi a Milano e a Vicenza abbiamo anche i tavoli tematici post serata che sono straordinariamente efficaci. Devo dire che OSA è veramente un luogo, sta diventando un luogo dove l'imprenditore si forma, si crea relazioni di un certo tipo. Denise, io ti ringrazio, ringrazio veramente per la tua professionalità. Invito gli amici che stanno guardando a comprare il tuo libro da domani perché il tuo libro esce e ci ritroveremo, ecco lì, ci ritroveremo mercoledì prossimo alle 20:30. Alessandro Borghesan, social media manager di questa diretta live del mercoledì sera. E io mercoledì ti dico se hai superato le 93.000 visualizzazioni. Caspita, che ansia. A presto, ciao.